quello dicevano in maniera piuttosto chiara. Se Marlene Kunz, After Hours, Subsonica, Modena City Ramblers, adesso non so, neanche me li ricordo tutti quelli che c'erano in quel momento, riescono a attirare in quanto loro, ma non solo in quanto loro, poi uno si sente pure Marco Parente. Si sente pure i Mau Mau c'erano, cioè, l'idea era esattamente la medesima. Hanno provato a fare questa cosa e hanno constatato, ammettendolo, che quella cosa non funzionava, perché se non c'erano quei nomi lì, la gente non ci Non andava. ci andava. Quindi la gente non andava a vedere Marco Parente e Beatrice Antolini. Non c'era manco perché è troppo giovane, ma adesso non mi viene in mente un Vabbè, sì. nome. La gente andava lì perché voleva dei nomi grossi, dei nomi piccoli non gliene fregava niente. Quando poi gli After Hours sono andati a Sanremo con adesso non mi ricordo il titolo della canzone, va bene, l'Italia, com'è? Beh, non mi ricordo, però sono andati a Sanremo nel 2008-2009, non mi ricordo in quale dei due anni. Forse 2009, l'Italia è reale, l'Italia è un paese reale, una roba del Il genere. paese Hanno fatto una... reale. È il paese reale, esatto. Hanno fatto un'antologia, perché era un tentativo di riprovarci. Hanno fatto un'antologia nella quale non c'era un album degli After Hours che andavano a Sanremo, ma c'era Paolo Benvenu, Beatrice Antolini, nello specifico lei c'era davvero, Dente, tutta una serie di artisti, perché diceva: ok, noi rappresentiamo una scena. Considera che per un po' d'anni a Sanremo, proprio a partire dai Subsonica, ci sono stati Subsonica, Marlene Kunz, After Hours, diversi artisti, Marta sui tubi, no? Ogni anno ce n'era uno, Iperturbazione, cioè ogni anno c'era una band che faceva riferimento a quel mondo lì. Chiaro. Quindi da noi c'è stata l'ammissione del fallimento, e secondo me il fatto che adesso Manuel Agnelli stia lì è la certificazione di quel fallimento. Cioè, non c'era una scena, e non essendoci una scena, non puoi parlare di fine di una scena, non c'è proprio mai stata. Ci hanno provato, c'è stato qualche artista che ci ha avuto anche un riscontro internazionale, di nicchia, però pensa a Cristina Donà, che da David Byrne a Robert Wyatt a Phil Manzanera ci ha avuto collaborazioni, direi decisamente di gran prestigio, però è finito lì, cioè, non vedo, in realtà siamo arrivati alla crisi del mercato ben prima di questo. Infatti. Il mercato è iniziato a morire a causa della discografia, non a causa degli artisti, cioè nel senso, nel momento in cui la discografia ha deciso di appaltare il proprio ruolo a tutta una serie di interlocutori, perché quello erano, che siano state le radio all'inizio, i talent e poi appunto Spotify, nel momento in cui ti deleghi a qualcun altro la scelta di che musica devi passare, è ovvio che poi passi solo con la musica lì. È la Chiaro. prima volta adesso che succede che un modo di ascoltare musica influisce così tanto nella musica che viene fatta, perché in passato ha influito nel formato, ma non nella forma. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, Sì. quando c'è stato il CD, è successo che rispetto a prima le canzoni ne mettevi di più, quindi ci mettevi anche delle cagate perché dovevi arrivare a 72 minuti. E se facevi un CD con 8 tracce ti insultavano perché lo pagavi come uno che ce n'aveva 15. O quando c'era la cassetta dovevi fare il CD di 45 minuti, così la cassetta non era Esatto, o così costosa. anche il vinile, Anche no? vinile, sì. Però lì era la scelta del repertorio, magari della durata della canzone, ma non il genere che te facevi, non la scrittura che te adottavi. Adesso con lo streaming te adotti una scrittura che è tarata sul fatto che l'ascolti in quel modo lì, quindi sai già che certi suoni non si ascolteranno perché non è. Cioè, te con la cassetta, credo l'audiocassetta è stato lo strumento più di merda che esista per ascoltare musica, no? Perché dopo un mese ti rallentava, smagnetizzava, Cambiava tonalità. esatto, tutta quella roba lì.
Ma chi scriveva le canzoni non è che allora le faceva alla cazzo perché tanto dopo te le ascoltavi con la cassetta. Adesso te non metti più le frequenze alte e basse perché tanto non si ascoltano, non c'è dinamica perché con lo smartphone la O dinamica si smartphone. perde. No, è così, cioè la musica l'ascoltano con lo Se ti va smartphone di culo, prevalentemente. l'ascoltano con le cuffie. Ma no, ma nessuno ascolta più con le cuffie, ascoltano con la cassettina dello smartphone appoggiato all'orecchio. Per cui è la prima volta che succede questo. Lì è stata, secondo me, più la fine rispetto agli artisti. Gli artisti, allora, l'errore da noi è che qualcuno ha considerato la musica indipendente. La musica indie era un'altra roba, cioè Sicuro. erano degli wannabe Umberto Tozzi che poi alla fine in alcuni casi sono Sono diventati diventati. quasi Umberto Tozzi, ma nessuno ci è diventato Umberto Tozzi. Ascolta, e tu che sei più addentrato da più anni sicuramente di me in tutta questa industria. Quando, e precisamente quando, secondo te, è entrato quello che io chiamo, e di nuovo parere del tutto personale, ma tutta la musica, apro virgolette, rock, chiudo virgolette, italiana, da una decina, una quindicina di anni, io la chiamo musica tachipirina, ti spiego anche perché, perché ogni cosa che viene sputata da questi artisti sembrano praticamente le indicazioni dei medicinali. Senza nessuna melodia dentro, non sto parlando della trap, attenzione, prima ancora della trap. Questa formulazione riservata ai bambini di peso compreso da 13-50 kg, Sì. tutta sta roba Beh, qua, quando minchia è arrivata? Quando abbiamo ma cominciato a secondo me è scrivere le arrivata canzoni così? proprio. Secondo me è arrivata proprio con la fine, con quello che dicevo prima, cioè i due tentativi, entrambi firmati Manuel Agnelli, di dare una defibrillazione a una scena che però, ripeto, probabilmente non c'era, quindi, come dire, non potevi defibrillarla perché non esisteva. Però diciamo, i tentativi di dar vita a Frankenstein, anzi al mostro di Frankenstein da parte di Agnelli, quando sta roba è venuta meno, in quel momento sono venuti fuori alcuni artisti che involontariamente hanno generato sta roba, cioè i Brunori e i Dente, che sono stati forse i primi che hanno fatto musica indie. E nel loro caso era musica indie davvero, nel senso che era una musica fatta in casa, ma addirittura Dente ci ha fatto proprio la sua poetica, la musica fatta in cucina, no? Quindi lo fai. Quella roba lì ha creato l'idea che te potessi percorrere quella strada lì, cioè l'essere sciatti è diventata una estetica. Sì, ma non credi che dietro adesso ci sia addirittura tipo la Universal o la Sony che continua? No, Perché ma io te mi hai chiesto anche quando è iniziata. Masini, che era, per quanto poteva far mettere le mani nei pantaloni alle persone, ma era comunque, le composizioni dei brani di Masini erano di una certa qualità, voglio dire. Anche lui è arrivato negli ultimi album a fare questo tipo di canzoni. Beh, però adesso rispetto a Idente, Masini rimane sempre Stockhausen, cioè nel senso che per quanto guardi a quel mondo lì, rimane sempre un musicista. No, secondo me, ripeto, alla fine degli anni 10, non so come dire, cioè nel momento in cui è stato certificato che non c'era più quella roba lì, soprattutto nel momento in cui quelli che lì c'erano in qualche modo si sono auto tolti dalle palle, cioè i vari After Hours, Sì. Subsonic, cioè hanno un po' mollato, no? Si sono dati altro e hanno iniziato a dire: vabbè, ma chi se ne frega? Cioè, ormai è tutto finito, quindi chi se ne frega. Si è aperto un piccolo varco e è ovvio che le major hanno guardato lì, cioè, nel senso, a partire proprio da Dente Brunori, ma dopo tutti quelli che sono venuti dopo sono stati guardati con interesse perché allora non so come dire, un disco di un cantautore esordiente negli anni 90 costava come 20 dischi di Dente oggi perché sottintendeva una cura, una produzione che in tutti i casi era molto costosa. La musica indie, esattamente come la trap fatta in casa, non tutta la trap, perché poi è chiaro che se fai la trap con Drake costa tanto,
Però quella musica lì è una musica fatta in casa, quindi fatta con pochi mezzi. Per un discografico, avere un musicista che con pochi mezzi porta a casa delle canzoni che in tutti i casi verranno ascoltate con degli apparecchi che non faranno notare la differenza tra i pochi e i tanti mezzi perché schiacciano tutto, è stata un po' una salvezza. Quindi tutta la musica indie o hit pop che c'è stata dalla prima metà degli anni 10 fino a oggi è figlia di questo tipo di, cioè è gente che non sa suonare prevalentemente, che scrive canzoni cine molto sciatte, spesso basate su un'intuizione. Cioè adesso facendo dei distinguo, cioè Calcutta rispetto a buona parte degli artisti indie sembra un compositore raffinato, perché in tutti i casi è un pochino più bravo, fa continui riferimenti agli anni 60, però quasi tutte le canzoni di Calcutta sono appoggiate su una frase. Lo sai che è la tachipirina, ho fatto una svastica sul muro, cioè no? Lui c'ha un'intuizione e quella diventa una canzone. Una volta te con intuizione ci facevi se andava bene una strofa, non una Un riff. canzone. Esatto, e è quella roba lì. Però diciamo anche una roba. Di tutto questo, cos'è rimasto? Cioè, oggi, novembre 2020, di 20. tutta questa roba qui non è rimasto niente, cioè, non sta rimanendo niente, sono spariti, sono evaporati tutti. Perché sì, perché non è musica che. Cioè, allora, metti pure che in questo momento noi stiamo vivendo un momento di frammentazione rispetto a prima. Le radio non contano veramente più niente, perché la gente non Assolutamente. va in macchina perché sta a casa, non va nei bar, non va nei ristoranti, non va nei negozi. Quindi Spotify, ripeto, la gente a casa è difficile che usa Spotify perché non c'è. Cioè, se sono tolte le occasioni di ascoltare la musica, io vedo i dischi più interessanti usciti nel 2020 a oggi sono Bob Dylan, Springsteen, cioè gente che il vecchio Neil Young che tira fuori un disco del 73, c'è gente che va per gli 80. Sì, qualche giorno fa AC/DC pure. Ehi, cioè tutta gente, perché? Perché probabilmente, allora io su questo l'ha detto Manuel l'altro giorno nel posto sbagliato, cioè X Factor. Lui parlava degli Idols, della sua band, lì, Little Pieces of Marmalade, parla di nuovo umanesimo, cioè il fatto che la gente ritorni a utilizzare le chitarre, a suonare. Io sta roba qui la sto dicendo da anni e gli dovrei chiedere i diritti d'autore a Manuel. Però è vero, cioè secondo me noi stiamo andando verso una situazione di questo genere. Non so se ti guardi The Walking Dead. Visto qualcosa, sì. The Walking Dead, come tutti i film, i telefilm Catastrofe. catastrofici, non sono non, sta per finire, ha già detto tutto quello che poteva dire da anni. Però la cosa interessante, soprattutto adesso che stiamo vivendo in questo momento, è che lì ti dice, ok, il mondo sta finendo, arriva una pandemia per cui lì tutti diventano zombie. Ti vedi come si riorganizza la società. No? Quindi si creano i villaggi medievali, no? È come se fosse un ritorno al passato, perché non c'è la luce, non c'è procacciarsi il cibo, difendere la comunità, ricreare i ruoli lavorativi, come dire, si crea tutta una riproposizione di quella che è stata la storia. Lo sai che però adesso mi sono perso perché ho citato The Walking Dead, aspetta che. Eh sì, no, la fiacca La serie ti ha distolto il Sì, no, sono arrivato alla serie TV, ma perché ti stavo parlando della perché serie TV? stava, cioè la situazione è diventata così, diciamo, annullata di tutto, diciamo, che non sa né di carne né di pesce, insomma, penso che era quello il filo del No, niente, discorso. no. Era bella come citazione, ma non mi Però ricordo più cos'era. Spotify, ad esempio, recentemente non solo che i Black Keys, che in America sono praticamente l'unica forse band moderna, diciamo più o meno giovane, che conta qualcosa, ma lo sono diventato solamente perché sono i preferiti delle serie TV, perché li schiaffano dappertutto praticamente, quindi di diritti ci hanno
guadagnato un sacco anche per via di Netflix a sto punto. Quindi gli outlet non sono più la radio, ma dipende che show.